Ho tutti i tuoi fumetti, i tuoi giocattoli e la tua posta! Beh. Eh? Eh? Cosa? Ah, giusto! Sei quel ragazzo spugna! E cos'è che dovevo dirti? Non lo so, dimmelo tu! Patrick è circondato da robot e ha bisogno del mio aiuto! Come lo sapevi? No! Credo che c'entrasse qualcosa con dei massaggi per i miei piedi! Beh, certo! Beh, se per salvare Patrick devo massaggiarti i piedi, che i massaggi abbiano inizio! Aiuto! Mi costringono a colpirmi da solo! I massaggi ai piedi non funzionano! Meglio provare un approccio più diretto! Tagliarmi le unghie dei piedi? Arrivo, Patrick! Va bene. Ah! Allora, c'è qualcos'altro qui? No, perfetto. E allora, proseguiamo. Questa zona scivolosa è una discesa, lo sapevo, ti giuro. La stessa animazione anche delle discese, è ancora la cosa della lingua, che poi stiamo leccando sabbia. Calmo, aspetta. Ah, fuck, allora, ho visto che c'era una via alternativa, tanto... Ho visto che c'era una via alternativa e lì c'è un calzino. Ci dobbiamo arrivare ad entrambi. Allora, la via alternativa, vediamo dove può essere l'entrata. Vai piano, che così la ricerco. Ah, proprio ci devo andare io. Cioè, non era la via in sé questa. Adoro scartare i regali. Calzino. Patrick deve fare il bucato. Ok. È stato super no, divertente. No, ok, 7 calzini, ottimo. Un altro tesoro per Patrick. C'è qualcos'altro in queste parti? Sembrerebbe di no, quindi... Orca put... Ti giuro, pensavo che l'avrei presa. Pensavo di essergli finito sopra. Ok, checkpoint. Lì ci sono delle mutande, lì dei robot. E qui i cosi che duplicano i robot. Sono abbastanza sicuro che più di tot robot non possono apparire. Devi andare da Patrick per aiutarlo, peccato che sia irraggiungibile. Forse quegli interruttori formeranno un passaggio. I robot sorvegliano con attenzione. Devi batterli? Beh, non è che avessi molta altra scelta, immagino, vero? Allora, come dicevo, non penso possa evocarne più di tot, quindi freghiamocene dei robot. Ah, invece può, invece può. Forse una volta nella PS2 non poteva evocarne più di tanti. Mentre adesso penso che un giro di calcolo in più possa farlo, no? Io intanto l'ignoro perché posso permettermelo. E così andiamo a distruggere i cosi che li evocano. No. Preso. Me ne manca ancora uno? No? Forse sì, forse no. Allora, due li abbiamo presi. Forse devo battere... Ah no, ce n'è ancora uno. Vieni qua. Preso. Andiamo via. Aia. Stronzo. Ecco qua. L'ho capita. Mi sento una spugna nuova. E io mi sento una scheggia. Stiamo facendo la speedrun. No, non è vero. Per i giochi che non conosci, chiaramente devi esplorare tutto, anche siano semplici come questi. E abbiamo aperto il passaggio. Ma... ovviamente prima vado a menare i robot che comunque... Esatto, sono fonti di monete. Siamo arrivati a 3000 monete e possiamo avere un'altra spatola d'ora anche da Mr. Crab. E con questo andiamo a salvare Patrizio. Ciao Patrizio. Ciao SpongeBob. Ciao. Meno male che stai bene, Patrick. Possiamo tornare indietro con Patrick e prendere il cubo di ghiaccio? Secondo voi non abbiamo ancora l'abilità? Certo che sto bene, SpongeBob. Perché non dovrei? Perché eri circondato? Beh, per via dei robot. Oh, giusto, ho trovato questa cosa per te. Duh. Non so cosa sia, ma sembra importante. Beh, sì. Grazie, Patrick. Sai una cosa? Tutto questo correre in giro mi ha sfiancato. Continua tu al mio posto. No, dai, ti prego. Ok. Vabbè, vediamo l'animazione. Sì, è la stessa, è identica. Allora, Patrizio, vediamo se hai già l'abilità. Questo è un frutto da lancio. Patrick può raccogliere... Perfetto, ce l'ha già. I frutti da lancio puoi premere il pulsante distruggere i tiki e danneggiare i robot. I frutti da lancio avvicinandoti per qualche secondo. Andiamo e proviamo a vedere se Patrick può già lanciare il coso di ghiaccio.
Allora, Patrick ha una panciata in avanti. Caribou! La culata e basta. Quindi, proviamo a tornare indietro. Vediamo cosa dice con Patrick. Oh, Waterman, sei la più grande ed eroica delle prugne. Prugne? Cosa? Dove? Ma no, vabbè. Torniamo indietro. Perfetto, quindi possiamo... Ti schiaccerò! La roccia delle meduse! Non avrei mai immaginato di vederla con i miei occhi questa settimana. Ecco, appunto. Allora, la scatola è qui. L'altra scatola dov'è che era? Eccoci arrivati. Il cubetto di ghiaccio, eccolo là. Vediamo cosa dice Squiddy a Patrick. Oh, regali di legno! Guarda come luccica! Ciao, Squiddy! Vattene, Patrick, sto aspettando SpongeBob! Non riesco a credere di averlo detto. Beh. Belli sti dettagli. Che anche con personaggi diversi dicono cose diverse. La musichetta, molto ukulele così, mi ricorda un gioco di Crash, ma al momento ho il vuoto e non mi ricordo qual è. Forse è Twin Sanity, ma non vorrei azzardare. Allora, proviamo. Perfetto, hai 15 secondi, corri. Corri, Patrizio. Un altro. Calzino preso. Corri. Vai, 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 vai. Siamo salvi. D'accordo, possiamo tornare indietro. Potrei usare la scatola, ma a questo punto facciamoci un giro pure con Patrick, che tanto sono sì pochi, ma sono comunque altri soldi che otteniamo, dai. Ecco qua, sono comunque un po' di monete che schifo non ci fanno. Possiamo ritornare sul ponte finalmente. Vieni qui. Dai, non è stato difficile, voglio dire. Ma, ok, no, non posso saltare. Oh, ho gli oggetti in mano, chiaramente. Vediamo, Patrick può raccogliere. Ok, è esattamente come il gioco precedente, che possiamo raccogliere anche le casse. Grazie. Cosa c'è qui? Questa è la fermata dell'autobus. Presso la fermata dell'autobus scegli di giocare. Ah, ok, è il cambio personaggio invece della cabina del telefono. C'è la fermata del bus. Va bene, non mi serviva in realtà rompere ste casse. Giusto curiosità. No, volevo vedere se potevo lanciare lui. E... ok. Vai. No, vabbè, non importa. Lì però mi sa... esatto, che devo lanciare il cocomero. Eccoci arrivati. Dammi 5 monete. Ecco qua. E proseguiamo. Fa vedere. Ah, quanto ci fai? Esatto, che mi dice che posso prendere anche quello esplosivo. Appena viene toccato a Patrick e scatena la tempesta, e dopo qualche secondo fa boom. Meglio non trovarsi nei paraggi. Vabbè, prendiamolo. Vieni qui. Kaboom. È stato abbastanza divertente. Vabbè, non era quello che dovevo fare, però fa niente. D'accordo. Proseguiamo. Ehi tu, testa di cirripede! Guarda dove vai! Perché dov'eri, scusami? Mi parla! Oh, potente roccia! Sono il tuo umile servitore! Sono qua giù, grosso zoticone rosa! Oh, salve, signor Plankton! Oggi ha intenzione di vaporizzarmi? Ne sarei molto tentato! Purtroppo mi ritrovo nella sgradevole posizione di doverti assistere. Ottimo. Ieri anch'io ero in una posizione sgradevole. Infatti adesso mi fa male il collo. Ma no, ma povero. Ma come ti dico, mio grasso futuro sottoposto, vai nella grotta delle meduse. Segui le indicazioni sui cartelli che vedi. Uscito da quelle grotte, sarai ancora un pingue idiota rosa. Ma almeno avrai capito come aiutarmi a sconfiggere i robot e a riprendermi il Chum Bucket. Poi d'accordo. Mi vaporizzerai. Potrei risparmiarti la vita e costringerti a lavorare nel mio laboratorio di portafogli griffati contraffatti. Oh no. Oh, grazie. Contraffazione di merce rubata. Allora. Ah no, ti giuro, mi sembrava un personaggio. Ecco qui.
sono abbastanza sicuro che, nonostante lui abbia detto segui le indicazioni, ecco qua, se noi non le seguiamo magari finiamo da qualche parte con qualche oggettino nascosto. Ecco, poi presa con qualche oggettino nascosto, vero gioco? Allora, io intanto farei esplodere le casse, che vabbè, sono poche cose, però comunque sono soldi. Vabbè, per carità, eh. Sempre pochi, ma comunque non si butta via nulla. E boom! Mentre qui... ecco qua, grazie. Allora, uno... per un attimo pensavo si sarebbe rotto. Di qua. E due. Ora. Spuntoni. Ecco fatto. Grazie. Preso. Due. E tarae. Preso e via. Non credo che sia esatto lì. Forse sì, forse me lo devo portare dietro. Ma forse solo per... esatto. Per quello serviva. Forse solo per rompere le casse e niente più. Due. Abbassati. Ecco qua. Aia. Non sono riuscito a muovere. Vabbè. No. Ah dai. Comunque abbiamo risolto la mia domanda. Se la bolla è vuota, non perdiamo la vita. Ecco fatto. Grazie. E noi ce ne andiamo. Ok, giusto. Togliti. No, cavolo. Come un fischietto. Ah, va bene. Ci dobbiamo avvicinare di più se vogliamo romperle. Troppo. Sono avvicinato troppo. Ecco fatto. Fammi indovinare, se butti il melone sulla pedana rimane attiva. Taradadan. E io proseguo. Allora, che cosa abbiamo qui? Posso usare il melone come pedana? Frutti lanciati, lì è più in alto. I frutti lanciati, frutto lancio sopra un altro frutto da lancio. Così Patrick può arrivare ancora più in alto. Grazie. Ecco fa. Grazie. Dunque, prendilo. Bravo. Tra l'altro, se nella copertina c'è Sandy, mi chiedo giustamente se potremmo usarla. Penso proprio di sì, per carità, però è comunque una domanda legittima la mia. Fa vedere, ok, sì, vai. Qui, più che altro sai cosa? È che in questo gioco è molto più facilitato certe cose. Cioè ti mette proprio il, come posso dirlo, il punto dove tu devi lanciare la l'anguria per far sì che poi puoi fare il... come si chiama? La scala. Cosa che giustamente della misura giusta. Nei giochi nel gioco PS2 questa cosa non era presente, probabilmente proprio per rendere un pelo più complessa la cosa. Ah, ti giuro, pensavo che era una medusa, invece è un piccolo pesce. Allora, grazie. Qui c'è di nuovo il cubetto di ghiaccio. Che cosa c'è oltre al... quelle monete, un calzino. Di qua. E via. Non ti senti solo soletto. Sai cosa? Più che altro non possiamo passare molto tempo sul ghiaccio perché non abbiamo ancora tipo la rotolata che ci faceva andare più veloce in queste zone. Lì non c'è nulla. Presi tutti quanti. La cosa buona di Patrick è che a quanto pare colpisce ad aria. Ecco fatto. Però in ogni caso l'abilità di colpo era meglio quella del gioco, del film, che facevano la giravolta con le braccia. Secondo me aveva un'area d'effetto più ampia, soprattutto per Patrick, che comunque ha più problemi di SpongeBob nel movimento. Allora, qui cosa abbiamo? I laghi delle meduse. Oh, madonna, ma quanto è grossa sta zona. Ah, eccola lì, aspetta. Sai che non so se... ah, ma c'è anche una... sai che non lo so se facciamo in tempo.
ma non è quello che dovevo fare. Cacchio. Non devo colpire. Esatto. Non devo colpire. Ehi, no, ma non ne ho il tempo. Non ne ho il tempo. Come cacchio faccio? O c'è un oggetto? Forse c'era una scatola lì. Sai che non ho visto? Ora che ci penso. O più semplicemente devi... E niente, non faccio in tempo. Proverei... Giusto a... uscire magari e rientrare per vedere se mi sblocca. Lustro come un fischietto. A meno che... Aspetta. No. I nemici... non li posso raccogliere. Però raccolgo un sacco di monete. Può addirittura sollevare i robot che ha stordito e lanciarli contro gli altri robot. Ma come faccio a stordirli? Quanti ne devo prendere? Ok. Certo che ci è esattamente quello che pensavo. Però non me l'aveva fatto fare. Il che mi aveva fatto pensare che in realtà l'avremmo distrutti sempre con un colpo. Mentalmente ci avevo pensato, però ho visto che morivano, quindi ho dato per scontato che non si poteva fare. Ecco fatto, grazie. Siamo già a 5.000 monete. Ma di viola ne abbiamo trovate pochissime comunque. Di monete viola ne abbiamo trovate veramente poche. Ehi là! Squiddy mi ha detto che stai cercando il re Medusa. Esatto. Davvero? Capiti a fagiolo. Quel mostro spaventa i miei preziosi clienti paganti in tutti i sette mari. Ho saputo che si è rintanato in cima al monte Forchiaio. Vai a infiocinare quella bestia, marinaio. Oh mamma, Mr. Crab, farò il possibile. Vabbè, dai. Vai a inforcare quella medusa. Ma... ah, ok, mi riporta indietro. Mi chiedo... beh, no. Maionese, quello. No, è mostarda. Credo. Perché un robot ha della mostarda? Ah, no. Worcester, c'era scritto. No. Ma povero. Ma in realtà non penso sia Worcester, perché la salsa Worcester è marroncina. Vorrei vedere cosa c'è scritto dietro. Ma è proprio curiosità spicciola. Fammi vedere. Ah, salsa tartara. Due colpi? Bravo, finalmente dei nemici resistenti. Allora, vediamo. Qui c'è qualcosa. Sì, sostanzialmente tagliamo questa parte. Lì c'è uno spawner di nemici. Eccoci qua. Le mutande di SpongeBob non sembrano della misura giusta. Dubito che ci arrivo. Invece ci arrivo come? Ah, allora, ci siamo arrivati. Ma il gioco non se l'aspettava. Però me l'ha tolto. Perfetto. Abbiamo comunque ottenuto il risultato. Questo era probabilmente il modo giusto per farlo. Prendere i nemici che erano destabilizzati. Abbiamo solamente tagliato un processo. C'è la signora Puff. Salve signora. Salve signora Puff. Ciao Patrick. Ciao. Avrei un lavoretto per te. Sentiamo. Oh mamma. Ho trovato una spatola d'oro, ma quei robot sull'isola me l'hanno rubata e l'hanno gettata nel lago. Se riuscirai a recuperarla, potrai tenerla tu. Ok. Capito signora Puff. Ma l'ho già ucciso i robot, come famo? Signora Puff, che famo? Io l'ho già preso, l'ho già ucciso i robot. A meno che, purtroppo, avendo tagliato... Ehi, mi sono passati i dolori alla schiena! Vieni qua! Ah, dentro uno di quelli! Vieni qui! Così va meglio! Aia, che male. Le mutande di SpongeBob non sembrano della Vieni misura qui. Giusta. Ok. Quindi me ne manca solo uno. Aia, che stronzo. Vieni qua. Evitalo. Ah no, ce n'è ancora uno. Bastardi. Ma no. Ma ancora. Ma come cacchio? Vabbè.
Allora, li abbiamo tentati tutti. Questo vuol dire, esatto, che ne rimane solo uno. Meno male che non me l'ha fatto rifare. Vedi, nella fretta. Lustro come un fischietto. Vieni qua. Ah. Beh, non è per nulla quello che mi aspettavo. Le mutande di SpongeBob non sembrano della misura. Ecco fatto, grazie. Beh dai, 8 cosi dorati, siamo già a buon punto, mi sembra, no? Ecco fatto, signora. Bravo, Puff. Patrick, sei una vera stella. Ho fatto la battuta. Posso avere un biscottino? No. Ma no, ma che stronza. Bravo. Ma l'hai già detto, grazie. Dai, un biscottino. Vabbè. Poteva fare lo sforzo, signora Puffa, eh. Cambiamo personaggio? Mi sa che è la scelta giusta. Ah! Bella l'animazione del cambio. Vabbè, io la provo nel caso. Lo Shiitake deve avvicinarsi soppiatto per distruggere. Puoi muoverti soppiatto con L2, ok. Patrick può colpirlo da lontano. Fate largo, carino il letto. Luzzica. Ecco fatto, grazie. Riappari? Mi piace un sacco il rumorino, ti giuro. Kaboom. Beh dai, è stata una bella combinazione. Cacchio, lo spara schifo. Ecco fatto. Dunque, non so se questa è la strada giusta. Sì, visto che c'è un checkpoint, direi che è la strada giusta. Quindi prima di proseguire torniamo un attimo di là. Vediamo che cosa c'è qui. Magari sarà una cavolata, magari no. Potrebbe esserci qualcosa di nascosto. Vorrei provare. Magari non c'è niente, magari è solo uno shortcut per farti evitare tutto il percorso dalla parte inversa, Però la mia curiosità di giocatore me lo impone. Non riesco a capire la profondità di quello spazio. Fa niente, dai. Non mi va neanche di starci troppo dietro. Allora, di là c'è solo un paio di mutande, vero? Quindi, non mi ci spreco neanche. Proseguiamo, calmo, calmo, calmo. Vai, esplodi. Ecco fatto. Non è esploso il tizio? Cioè, quindi anche con un'esplosione ti servono 2 colpi, fantastico. Allora, ciao cowboy. Ma perché c'è sta gente così totalmente random da ste parti, boh? Vabbè, grazie della scatola. Allora, qui facciamo un attimo di attenzione perché kaboom. Ecco qui. Ora, non so quale delle due parti sia la strada giusta, quindi le faremo entrambi. Iniziamo da questa parte. 1 e... Aia! 2. Cosa abbiamo qui? Di nuovo Patrick? SpongeBob dovrebbe tornare qui quando avrà imparato la mossa bolla mobile. Ok. Giusto per curiosità. Ah, ho capito, ho capito. Lì c'è un calzino, tra l'altro. Lì c'è un calzino. Dobbiamo vedere come ci si arriva. Allora, calmi un attimo. No, non di qua. Ok, c'è un percorso dall'altra parte. Quindi io... Kaboom, grande. Provo a farmi il percorso da questo lato. Vediamo se... Di qua? Sai che non credo. Calmo. No, eh. No, credo proprio di no. Ah, però in realtà sai che... Forse abbiamo un attimo... Non so se sia giusto. Non so per niente sicuro che sia giusto quello che abbiamo appena fatto. Però... Il risultato l'abbiamo ottenuto lo stesso. Non so se ho fatto la cosa giusta. Non penso proprio. Vediamo cosa c'è. Qui c'è il ghiaccio. Quindi serve Patrizio. Sai che mi sa... No, ti prego, abbiamo... Abbiamo skippato un'intera zona. Porca puttana. Oh, meglio per noi. Però sai che forse no? Non lo so, vabbè. Meglio, dai.
Abbiamo accorciato un po' questa parte. Eccoci qua. Intanto, come al solito, robottoni cattivi. Aia! Prendi questo! Ecco fatto, allora aspetta. Ha senso che io vado qua sopra? Vediamo, scopriamolo subito. No, per un attimo ci ho sperato che colpirlo così mi avrebbe fatto subito andare di sopra, però a quanto pare mi sbagliavo e comunque eccoci qua. Mi sento una spugna nuova. Tutto ciò per solo un po' di monete, per carità, però buttale via. Vieni qui. Non vedo. Porca miseria. Sono fatto saltare in aria. Allora, qui c'è di nuovo... Allora, nel gioco precedente era Patrick che poteva fare. SpongeBob può saltare sulle pareti. Ok, quindi è sostanzialmente per SpongeBob quello, quindi me l'hanno messa apposta. Però lì fresco c'era il cubo come di una ghiaccio brezza primaverile. Patrick. Mi chiedo cosa potesse servire. Mi chiedo cosa possa servire il cubo di ghiaccio per Patrick. Però, a prescindere... Aia, noi proseguiamo. Spero che sta cosa del salto sui muri l'abbiano migliorata in sto gioco, perché porca miseria. Nel gioco del film saltare sui muri era una tragedia a volte. Era veramente una tragedia. Ecco qua, 9 spatole. Credo che le abbiamo prese tutte, quelle ottenibili fino ad ora. Quindi Re Medusa, stiamo arrivando. Wow, oggi tutti vogliono rendersi utili. Sì, prudente. Il Re Medusa è alla fine di questo sentiero. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Grazie amico, amico Grazie, Bolla. Grazie amico Bolla. Dunque, un bel po' di vite nel caso le avessi perse fino ad ora. Ma mi sembra la salita per il bomb bomb di Super Mario 64. SpongeBob, stai spiando una medusa che si sta lavando. Sapevo che Re Medusa era enorme, ma non sapevo che cantasse così bene. No, schiaffeggialo. Porca puttana. Schiaffeggialo su cosa? Come? Quando? Ah, quando fa sto attacco. Adesso appaiono un po' di meduse normali. Guarda, lo sapevo. Il Re Medusa caga meduse. Ok, è una battaglia molto easy. Esattamente come il Bomb Bomb di Super Mario 64. Porca puttana. Ha 3 barre di vita. Cioè, o meglio, devi colpirlo 3 volte. Io vado a prendermi il mio paio di mutande di sotto. Ma non riesco. Quanto è alto, scusami? Mi sento una spugna nuova. A meno che... Ma non riesco a saltarlo. Quanto è alto? Quanto è alto sto attacco, scusami? A meno che... Dovrei tentare con l'attacco questo qua del triangolo. Dovrei tentare con l'attacco triangolo per vedere se riesco a evitarlo. Con quello riesco. Con questo qua ci riesco. Un po' scomodo perché devi andare a tempo, però niente di impossibile. Con una brezza primaverile. A parte che il primo attacco l'abbiamo evitato, senza usare il triangolo. Ecco qui, vai giù. Vieni qua. È una cavolata, solo che mi ha preso alla sprovvista prima. Però davvero, prima l'abbiamo fatto... le meduse blu. E anche una bianca.
parte che suono fa quando tira fuori le meduse? Mi sa che le meduse blu... Aia! Mi sento si carica, fanno l'attacco prima di quelle rosa. Fanno l'attacco molto prima. Io mi metto qua. Fregato. No! Mi ha fregato lui. Mi ha fregato lui. Maledetto. Fresco come una brezza primaverile. Eccomi qua. Preso. Marmellato di meduse. Era una cavolata, solo che quel colpo lì mi ha fregato. Bisi bisi bisi. Tieni sta cazzo di gelatina e levati dai coglioni. Io me ne vado. Tieni. Vabbè, guarda. Dammi quella gelatina, va. Anzi, prima. Esatto, fammi prendere tutto. Ecco qui. E via. Torniamo indietro. Ah, c'è l'uscita, ho capito. Ah, ma c'è anche... aspetta, come ci arrivo lì? Ehi là! Dovrei Ciao, fare Larry. Un salto alla fine di quella rampa per raggiungere la spatola d'oro. Kawabonga! Wow, è un salto pazzesco. Spero di farcela. Eh sì, come ci arrivo però io lì? Devo rientrare dalla scatola? Ah, c'è la discesa da questa parte! E allora Larry... Kawabanga! Lasciamo in pace le scatole che tanto chi se ne frega. Voglio dire, ce n'era una viola. Vabbè, sti cacchi. Cioè, sono monete, eh. Non è che stiamo perdendo chissà cosa. La madonna, quanto è lungo. Madonna mia, che salvataggio. È troppo bello. Non posso prenderlo. Sì, non puoi prenderlo. Adoro scartare i regali. 3, 2, 1. Presa. Cercatore di spatole. Non so se è per la mappa o per averne trovate 10, ma ce l'abbiamo fatta. Hai visto, Larry? Ce l'ho fatta. Visto? Nessun problema. Si può fare tutto con una mente e dei muscoli ben allenati. Hai ragione. Bravo, bravo. E ora possiamo uscire dalla crema. Ah, il nostro amico Squiddy. Ciao, Squiddy. Ah, sì. Oh, così va molto meglio. Questo è altro per il mio migliore amico Squiddy. Posso spalmarmene un po'? E se invece ti dessi questa? La spatola? Vabbè, l'accetto lo stesso. Grazie mille, Squiddy. Guarda lui quanto non gliene frega niente. Possiamo tornare indietro.